Egli sarebbe portato a credere di essere capitato in un particolare giorno di festa, laddove invece assiste a una comune scena di agorazione. Ebbene, la filosofia greca debbe molto a questa abitudine paripatetica dei meridionali. Caro Fedro, dice Socrate, dove vai e da dove vieni? Ero con Lisia, il figlio di Cefalo, o Socrate, risponde Fedro, e ora me ne vado a spasso fuori le mura. Così, sul consiglio dell'amico comune Acumeno, faccio i miei 4 passi all'aria aperta, perché dice rinvigoriscono più che passeggiare sotto i portici. Come comincia uno dei più bei dialoghi di Platone, il Fedro. La verità è che questi ateniesi non facevano niente di produttivo. Passeggiavano, conversavano, si chiedevano come cosa fosse il bene e il male. Ma quanto a lavorare, a costruire qualcosa di pratico da poter vendere o usare, neanche a parlarne. D'altra parte, non ci dimentichiamo che a quell'epoca Atene contava 20.000 cittadini e la bellezza di 200.000 individui di serie B, tra schiavi e metteci. Metteci, forestieri che risiedevano stabilmente in Atene. C'era quindi chi pensava a lavorare e a mandare avanti la baracca. In compenso loro, gli ateniesi, non ancora contagiati dal virus del consumismo, si accontentavano di poco e si potevano dedicare ai piaceri dello spirito e della conversazione. Ma torniamo alla filosofia e al perché di questo mio tentativo. La filosofia è una pratica indispensabile del vivere umano, utile ad affrontare i problemi spiccioli di ogni giorno, il cui studio purtroppo non è stato reso obbligatorio come il servizio di leva. Vi ricordiamo che ormai non è più obbligatorio il servizio di leva. Questo libro è del. Dell'83. Premonizione 83, 22esima edizione 88. Più di 20 edizioni, nemmeno 10 anni, nemmeno 7 anni. C'era quindi chi pensava a lavorare, ma no, scusate. Dipendesse da me, la includerei nei programmi della scuola media. Temo invece che, considerandola una materia superata dai tempi, la si voglia sostituire con la più di moda scienze umane e sociali. È un po' come se si volesse abolire lo studio dell'aritmetica dal momento che i salumieri fanno i conti col computer. Ma cos'è questa filosofia? Beh, così su 2 piedi non è poi tanto facile dare una definizione. L'uomo ha raggiunto le più alte vette di civiltà attraverso 2 discipline fondamentali, la scienza e la religione. Ora, mentre la scienza, facendo ricorso alla ragione, studia i fenomeni della natura, la religione, soddisfacendo un intimo bisogno dell'anima umana, cerca qualcosa di assoluto, qualcosa che superi la capacità di conoscere attraverso i sensi e l'intelletto. Ebbene, la filosofia è una cosa che sta a mezza strada tra la scienza e la religione, più vicina all'una o all'altra, a seconda che si abbia a che fare con i filosofi cosiddetti razionalisti o con quelli più inclini a una visione mistica delle cose. Per Bertrand Russell, filosofo inglese di scuola razionalista, la filosofia è una specie di terra di nessuno tra la scienza e la teologia. Ed esposta agli attacchi di entrambi, tu, Salvatore carissimo, non avendo fatto le scuole superiori, di filosofia non ne sai proprio niente. Ma non ti avvilire, non sei il solo.
La verità è che di filosofia non ne sa niente nessuno. In Italia, tanto per fare un esempio, su 56 milioni di individui, sì, no, 150.000 riuscirebbero a mettere insieme quattro parole sulle differenze sostanziali tra il pensiero di Platone e quello di Aristotele.